Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Super Princess Peach per Nintendo DS, in cui andremo a iniziare il Monte Niveo, l'area numero 6. Finora è andato tutto bene, abbiamo fatto 5 mondi, abbiamo raccolto tutto. Vediamo di continuare su questa strada perché non sarebbe affatto male. Tra l'altro è strano per me, per un platform appunto di una mia serie, riuscire a prendere tutto in tutti i livelli. È molto strano. Tra l'altro qua iniziamo subito magari con un pochino di cazzacci amari. Perché? Perché cominciano i livelli quelli della neve, quello col ghiaccio. Perfetto, cominciamo subito a farci colpire. Allora, vediamo un po'. Devo vedere se mi ricordo, diciamo, tutte le locazioni, diciamo, le locazioni dei vari collezionabili di questi livelli, di questo mondo. Perché io questo punto qua me lo ricordo un po' meno rispetto al resto del gioco. E quindi cerchiamo di... Tanto perché stai laggando, cazzo di gioco? Spiegami perché stai laggando, che non l'hai mai fatto, ma lo devi fare. Vabbè, comunque qua c'è una palla salterina, ma noi non la sfrutteremo perché dobbiamo tipo fare... Facciamo così che facciamo prima. Ok, andiamo su di qua. Yes. Dall'altra parte non andiamo perché non ci dovrebbe essere niente di particolare. Qua andiamo e recuperiamo il brano musicale, appunto, di questo mondo. Molto bene. Tra l'altro anche in questa parte ci saranno dei livelli, tra cui appunto anche questo, in cui ci saranno delle sezioni con una nebbia che non si vedrà, tipo come capitava negli altri livelli, in altri livelli tipo in cui c'era la nebbia. Ecco, qua succederà la stessa cosa, quindi dovrò cambiare repentinamente, come adesso, la cosa dell'emulazione. Molto bene. Eh sì, ci voleva proprio per la miseria. Basta, mio computer, cazzo, state piangendo. Ok. Dunque, qua sotto, allora, innanzitutto, se non ricordo male, ci deve essere un Toad qua sotto, se non remember male. Ok, tanto muori, perfetto. Qua ci incazziamo a bestia. Ok, non vediamo niente perché non c'è l'emulazione che ce lo permette, purtroppo. Vabbè, non fa niente. Ok, nice. Primo Toad del livello recuperato. Ok, ora andiamo a recuperare altri due, se Dio vuole. E saliamo su di qua. Tanto sta laggando. Penso che voi lo possiate anche ammirare, questo lag bestiale. Purtroppo non so per quale motivo. Non c'è un motivo ben apparente, se non forse l'emulazione è un po' più potente, o forse per il fatto che sono passato a Windows 10. Potrebbe essere che rompe il cazzo, potrebbe essere, sì. E dunque, qua c'è un Toad. Ah, questo me lo ricordo. Guardate qua, bisogna piangere. Perché? Che cosa succede? Che si congela diciamo, il pavimento, e ci permette appunto di scivolare più a lungo. Quindi gran meccanica questa, che viene incontro al nostro odio delle piattaforme ghiacciolose. Tanto qua ce lo diceva appunto questo tipo, penso. Brr, che freddo, sai che l'acqua si ghiaccia appena tocca terra? Ma dai, non lo sapevo. Ok, e quindi qua niente, abbiamo fatto, in realtà forse la potevamo prendere dall'altra parte questa strada, quindi siamo passati al contrario sostanzialmente, ma non importa. Quindi abbiamo fatto questo. Due Toad, manca un Toad praticamente. Vaffanculo, adesso ti faccio fuori a calci. Vieni qua. No, non vieni qua, e allora muori. Ok, c'è ancora un Toad da recuperare. Dove ce l'abbiamo il Toad? Smettiamo di scivolare, minchia quanto scivola Peach. Quindi andiamo a vedere. Dunque, potremmo entrare qua, I suppose. Yes, entra qua per la miseria. Ok, qua recuperiamo... No, qua è la fine del livello, un cazzo proprio. Qua prendiamo il minigioco, tanto per cominciare. Che è il minigioco a segno, puoi selezionarlo dal menu, molto bene. Torniamo dietro di qua, entriamo in questo tubo. E dovremmo trovare qua qualcosa. Aspetta un attimo, qua innanzitutto c'erano altre... Ah, sì, ok, perfetto. Torniamo praticamente sulla strada, quella principale. Quindi dobbiamo fare tutto il giro di qua. In realtà forse conveniva più fare subito questo. Solo che se uno si ricorda subito i livelli è un discorso, ma se uno non si ricorda li deve fare a cazzaccio di minchia, vaffanculo, è più difficile. Ok, quindi andiamo di qua adesso. Ah, qua ci sono tutti questi passaggi segreti. Dunque, se mi ricordo male, il Toad dovrebbe essere qua. No? Aspetta. Qua poi è tutto un casino perché continua a esserci un bordello. Aspetta un attimo, fammi vedere di qua. Tanto male che vado, ci recuperiamo un po' di monete. Difatti, mi sa proprio che facciamo così. Alto è là di fianco, molto bene. Ok, allora entriamo di nuovo di qua. Ci facciamo tutti i passaggi. Così ci prendiamo tutte le monete del caso. Scendi giù di qua. Yes. Wow! Ok. Anche questo passaggio lo abbiamo fatto. Entra di qua, please. Dov'è che era il Toad? Era tipo, aspetta, 1, 2, 3, 4, forse qua. Possibile?
Vediamo un pochino. Eccolo qua. L'ultimo tot del livello. Quindi per questa parte abbiamo fatto tutto. Dobbiamo semplicemente andare alla fine del... alla fine del livello. Quindi torniamo indietro di qua. Scendi giù. Ok, siamo arrivati alla fine del livello. Vediamo di acchiappare anche una bella stellozza. Vediamo un po'. Yeah. E vai, cazzo. Ok. Tanto qua io ho fatto del sapiente taglio, sicuramente. Per non far durare troppo gli episodi, perché sennò già sì, i livelli sono tosti di suo. Ok, perfetto, andiamo a fare il livello 2. Abbiamo raccolto tutto, dall'altra parte sì. Quindi qua c'è di nuovo tessera del puzzle e 3 Toad. Andiamo a prendere prima da questa parte cosa c'è. Un tubo. Ok. Entriamo da questa parte e vediamo. C'è Peach che si sbalordisce di qualcosa. Ma qua sono solo monete, quindi c'è poco di cui sbalordirsi, Peach. Ti stupisci proprio per poco. Ok, si vede che è la tua prima avventura da protagonista. Il buon Mario non si sarebbe stupito di così poco. Ok, dunque, vediamo un po'. Dunque, vediamo di qua cosa c'è. Solo monete? Solo blocchi? Sembrerebbe di sì. Ok, perfetto. Volevo distruggere tutto per vedere se c'era qualcosa, ma immagino non ci sia nulla. No, beh, oramai fatto 30, facciamo 31. E distruggiamo anche l'ultimo blocco, perché non mi sembra il caso di lasciarlo lì. Ok, perfetto, abbiamo distrutto queste bombe. E entriamo in questo tubo. Allora, vediamo di innanzitutto ricordarci qualcosina. Tipo, qua prendiamo un Toad. E adesso facciamo una bella sezione tutta svolazzante. Tipo, facciamo così. Perfetto. E dobbiamo svolazzare recuperando questi frammenti blu per recuperare, per ripristinarci l'emozionometro e poter andare avanti senza schiantarci sulle punte, perché potrebbe essere una cosa bruttina in effetti da fare. Ok, qua andiamo pure avanti. Qua c'è un catenaccio. Attenzione, che ci vuole fare la pelle. Benissimo. Whee! Che voce fa? C'è la voce di un Pokémon, cazzo di Peach. Ok, vediamo di andare su di qua. Su di qua. Yes. Chiudi emozionometro. Perfetto. Qua, ok, recupera un po' di roba. Ehi, e allora? Fanculo a voi. Perfetto. Qui, dunque, altri blocchi. Qua mi sa semplicemente che possiamo recuperare... ah, questo sicuramente, perfetto. Un bel po' di monetozze. Prendi anche questa moneta ed entra su di qua. Ho detto, entra su di qua. Oh, maledetta Peach, ti odio. Ok, qua Peach sta sbalordendo, quindi c'è qualcosa. Tu muori, altre cupa. Benissimo. Qua cosa c'è? Allora, perfetto. Mamma mia, queste sezioni. Io odio il ghiaccio nei livelli. Odio i livelli acquatici e quelli del ghiaccio. Sono veramente odiosi. Qua, secondo tot del livello, recuperato in maniera più che agevole. Più che agevole. Qua, tu bomba che canti, vieni a me. E muori anche. Dunque, distruggiamo sti blocchi e possiamo andare avanti. Ci manca ancora un tot e la tessera del puzzle. No, che palle. Questa sezione qua la odio. La odio con tutto il cuore. E vaffanculo, però sei anche cretino. Anche perché non posso sparare, perché come dicevo si può sparare utilizzando il microfono, ma il microfono qua con l'emulatore non è facilissimo. Cioè tipo dovrei tipo soffiare nel microfono, ma non è la cosa più semplice del mondo. E quindi niente, prendiamo un po' i livelli un po' così come vengono. Queste sezioni, oh attenzione, molto bene. Vai, infilati qua. Grande Peach. Grande Peach. Ok, Peach! Fanculo a te, Peach, ti odio. Merda, puttana. Ok. Dai, Peach! Cazzo, Peach! Vuoi sparare? Mamma, ti mignotta, zoccola. Ok, entra in sto tubo. Entra in sto tubo, Peach, madonna che sei odiosa. Ok, la stampa c'è la tessera del puzzle, l'ho vista. L'ho vista. Quindi facciamo una bella cosa, tipo così. Ok, cazzo ti ridi, ok? Tessera del puzzle, manca un Toad, yes. E quindi speriamo di trovarlo da qui a poco. Speriamo veramente, perché non ho nessuna voglia di... Oh, attenzione, un'altra cupa. Nessuna voglia di ripetere di nuovo livelli o cose varie. Quindi vedi di trovare... Fanculo! Di trovare quello che devi trovare, perché io non ho nessuna voglia di ripetere il livello, te lo dico... Lo dico proprio in amicizia totale. Là sopra c'è un passaggio. Ah, là sopra è il passaggio quello in cui siamo passati all'inizio del livello. Smetti di scivolare su sti tubi ghiacciati. Mamma mia. Che due balotas. Ok, entriamo in questo tubo. Siccome siamo scesi dall'alto, ma entriamo in questo tubo. E da non sì, potremmo andare avanti. Sì, good.
Sì, cazzo, no! Sprofondata malamente Peach, cazzo! Ma tanto ce la faccio io, dovrei sfruttare forse sta pallina, però non ho più emozionometro. Ok? Eh no, cazzo, dimmi che ce la fai a saltare così. Vai, non ce l'ha fatta, cazzo. Ok, ho recuperato un po' di emozionometro, vediamo di... Ok, farcela per un pelo. Ok, perfetto. Terzo e ultimo turno del livello, e quindi anche questo secondo livello è andato, quindi possiamo semplicemente andare a concluderlo e decretare la fine di questo livello. Oh, fuck, volevo semplicemente salvarmi, non volevo prendere il fiore. Comunque, va benissimo, 30 monete, io non ci sputo sopra 30 monete, non ci ho sputato sopra Giuda, perché dovrei sputarci sopra io? Ok, Emporio, voglio andare a vedere un attimino se posso comprare qualcosa, tipo comprare qualcosa per migliorarmi altri parametri. Qua sono... Sì, compro questo brano. Non voglio comprare brani, neanche minigiochi. Voglio comprare qualcosa per migliorarmi. Quanto c'ho? 1000 la vita o l'emozionometro? Io direi l'emozionometro, che siamo sempre un po' a corto. Ok? Perfetto. E per quando avremo di nuovo un po' di soldini... Ok, perfetto, torneremo poi a comprare anche tante altre cose. Ciao Todd, ci vediamo nella prossima parte. E andiamo a fare il terzo livello di questa parte. Sperando che duri un po' meno, perché sta durando troppo questa parte. Ma è anche vero che i livelli cominciano a diventare belli lunghi e tosti. E quindi, insomma, poi le dinamiche del ghiaccio e della neve non è che aiutano, sinceramente. E quindi, insomma, è un po' così, un po' così. Ok, perfetto. Qua questo si incazza. Occhio che si incazza. Maledetto. Ok, muori. Mamma mia, cosa ho fatto? Ok, andiamo su di qua adesso. E dunque, facciamo attenzione a queste cazzo di stalattiti. Qua distruggiamo questo pupazzino per rivelare una porta. Attenzione. Qua, perfetto. Ho bufera di neve, quindi dobbiamo di nuovo togliere tutto. E voilà. Ok, qua possiamo congelare. Sì, qua possiamo congelare la piattaforma. Quindi piangiamo come se non ci fosse un domani. Ok, che ce la fai, grandissima Peach. Ok, qua prendiamo queste belle monete. E qua c'è una porta. Oh yes, dunque più avanti senz'altro si può anche andare. Ma cominciamo ad andare qua. Sì, i livelli cominciano ad essere un pochino labirintici. E quindi conviene fare un po', prestare un po' di attenzione a quello che si fa. Ok, dunque, qua sotto. Sì, muori. Qua, pupazzo di neve anche qua. Qui, ah, ok, perfetto. Il Toad del livello non voleva saltare. Ok, il primo Toad del livello, recuperato. Nice, good. Qua ci sarà sicuramente monete a più non posso, ma noi ce ne sbattiamo le sbalotas. E saliamo su di qua. C'è un bel tubo e smetto di scivolare. Ma quando finisce sto mondo del ghiaccio? E qui cosa troviamo? A parte un Goomba volante che piange. Dunque, cominciamo a scendere giù di qua, tanto per cominciare. Qua usiamo sti mega blocchi. Ok. Oh! Fuck. Fuck, veramente? Sono scivolato? Va bene, ce ne faremo una ragione. Stiamo un po' più attenti, magari la prossima volta. Fuck. Allora. Mamma mia. Non è per niente facile sto cacchio di livello. Ok, qua facciamo... Sì, va bene. Quello come vuoi tu, come vuoi tu. Ok, qua piangiamo perché dobbiamo congelare la piattaforma. E voilà, scivoliamo. Mi sa che dovevamo arrivare da un'altra parte, perché adesso faccio un pupazzo di neve e ci impedisce il passaggio. Quindi mi sa che poi dobbiamo tornare indietro e passare da un'altra parte. Andiamo adesso avanti da questa parte. Perfetto. Dunque qua blocchi da distruggere. Distruggere ho detto. Perfetto. Entra in sta porta. Ok? E qua adesso cosa c'è da fare? Riusciamo a saltare fuori di qua? Grazie. Dunque, scendiamo giù di qui. Mi sa tanto che qua c'è un Toad da qualche parte. Aspetta un attimo. Peach, occhio a non congelarti le chiappette. Qua dobbiamo saltare. E aspetta, attiva sto coso dell'emozionometro. Perfetto, attiva l'abilità ciclope, ciclone, perché ciclope non è vero. Ok, scendiamo giù di qua e andiamo a recuperare questo Toad, che è il secondo del livello. Molto molto bene. E poi non mi ricordo. Ah, aspetta, dobbiamo andare adesso da questa parte, se non ricordo male. C'è allora,
Allora che c'è una porta in cui devo entrare e non scivolare. Ok. Ogni volta cerco di entrare nella porta, ma scivola troppo e non riesco a entrare. Ok, qua mi sa tanto che, non avendo trovato altre cose, mi sa tanto che mi toccherà ripetere il livello. Perché ho dimenticato, mi sa, dei collezionabili. Non mi ricordo. Vediamo adesso dove ci porta questa sezione. Speriamo di avere ancora modo di recuperare tutti il Toad e la tessera del puzzle. Perché ho paura che dopo questa sezione mi sa che c'è la fine del livello. Se così fosse. Fuck, però. Fuck, veramente a te. Se così fosse, mi sa che lo dovremmo ripetere. Però vabbè. Ce ne faremo abilmente una ragione. Tanto, insomma, voglio dire. Non è la fine del mondo, ok? Oh, attenzione. Ok, perfetto. Sali su di qua. Pezzi due monete. E entra nella porta prima che arrivi il pallottolo Bill gigante. Ok, qua. Perfetto. Tessera del puzzle l'abbiamo trovata, però adesso c'è la fine del livello. Ora mi sa che in questo tubo noi ci possiamo entrare nuovamente perché se non sbaglio qua sì. Oh no, qua c'è la fine del livello, quindi torniamo indietro e fuck, e entriamo in questo tubo e vediamo di andare a trovare l'altro Toad. Dov'era l'altro Toad del livello? Ok, per andare a prendere l'altro Toad siamo dovuti uscire dal livello e andare, perché ricordate, noi avevamo ghiacciato questa piattaforma ed eravamo andati in quella porta. Non dovevamo fare così, dovevamo prima andare avanti per fare che cosa? Per andare a liberarci la strada, entrare da un'altra parte e andare a prendere l'altro Toad del livello, quello che ci manca. E quindi sono dovuto uscire dal livello e rientrare sostanzialmente. Ma non importa, non importa, perché siamo belli e bravi lo stesso. Ok, quindi bisognava entrare appunto qua. Da sopra c'è una cosa, ma non importa. Entriamo in questa porta. Perfetto. Ed ecco qua dove ci ricongiungiamo. Ci ricongiungiamo appunto da questa parte. Quindi scendiamo giù di qui, attiviamo questo. Yeah, good. E voilà, terzo e ultimo Toad del livello. E ora possiamo andare a completare la parte. E quindi possiamo andare effettivamente a completare questa parte. Giuculata a manetta. Mamma mia, che morte tremenda. Che morte terrificante. Povera Peach. Ok, perfetto, saltiamo così al caso e prendiamo 10 monete con un fungo, molto bene. E quindi questa parte possiamo dichiararla conclusa. Ho dovuto fare un sacco di montaggio perché in tutte le volte che cambiava, diciamo, la sezione normale, quella con la bufera di neve, dovevo cambiare settaggi nell'emulazione, quindi avevo fatto un sacco di tagli, voi ve ne sarete resi conto dalla barra dell'emozionometro che compariva e scompariva. Comunque, diciamo che anche questa parte è andata. Ringrazio per aver visto questo video, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare e a condividere il video se vi va. Per ora è tutto, noi ci vediamo alla prossima parte di Super Princess Peach per Nintendo DS. Quindi, alla prossima ragazzi. Ciao ciao!